Faenza, città delle fragole e dei cocomeri. Sì, può sembrare un po' strano, ma effettivamente una volta era così. In passato attorno alla città era diffusissima l'orticoltura, soprattutto in questa zona chiamata non a caso Punta degli Orti, e fra i tanti prodotti coltivati dai nostri antenati eccellevano le fragole e le angurie di Faenza, particolarmente diffuse nel mercato fiorentino grazie anche alla presenza della ferrovia che ancora oggi unisce le due città. In Toscana la fragola faentina era una sciccheria per gli hotel, mentre l'anguria manfreda si poteva trovare anche nei mercati popolari, godendo quindi di una certa fama. La vendita su larga scala di queste due prelibatezze entrò in crisi dal secondo dopoguerra, quando si imposero nuove varietà più produttive e con meno manodopera necessaria. Ma oggi, dopo decenni di oblio, l'anguria faentina è stata riscoperta soprattutto nelle coltivazioni biologiche e anche localmente alcune aziende hanno deciso di puntare su questa varietà legata alla nostra tradizione. Faenza, in un minuto.